Di fede biancazzurra presenti sugli spalti dello stadio Manuzzi, circa 4.000 gli spettatori in totale. Abbiamo già detto le formazioni: il Pescara con Sorrentino tra i pali, poi soprattutto Dursi che torna a giocare dopo 4 partite ai margini causa Covid. Nel Cesena non c'è Nardi, il portiere titolare, al suo posto Benedettini, prima titolare appunto in campionato. Inquadrato il tecnico del Pescara Auteri, il primo pericolo sugli sviluppi di questo calcio di punizione di Favale, uno dei giocatori più interessanti del Cesena. Il colpo di testa di Bortolussi, è passato un solo minuto, ancora Favale dalla bandierina, il suo traversone, il tentativo di testa operato da Ciofi che è stato lasciato solo nel cuore dell'area biancazzurra, e poi Rigoni che viene chiuso dai giocatori biancazzurri. Vediamo ora Dursi, palla in mezzo, c'è questo recupero ad opera del Pescara con questo tentativo ancora di Dursi, sfera bloccata senza problemi da Benedettini, prima partita titolare in campionato per il classe 95. Ancora Dursi che si crea, cerca lo spazio, lo trova, il suo destro però termina altissimo sopra la traversa della porta difesa da Benedettini. Poi siamo al nono minuto nel corso del primo tempo, con questo tentativo del Cesena c'è però il fuorigioco che viene segnalato ad un attaccante della squadra bianconera, probabilmente era Bortolussi, anzi forse era Ardizzone, e quindi insomma c'è l'interruzione del gioco da parte del direttore di gara, il signor Di Cairano di Ariano Irpino. 22esimo minuto, il tentativo di testa ancora di Ardizzone, lasciato solo all'altezza del secondo palo, la sfera termina alta sopra la traversa della porta difesa da Sorrentino. Poi il Pescara al 34esimo c'è questo contatto tra Moulet, scuola Juventus, e Ferrari, le timide proteste da parte della squadra di Auteri, l'arbitro lascia proseguire. Poi 34esimo, il Pescara si desta, migliora nel palleggio, il destro ancora di Dursi con la sfera che termina a lato. 34esimo nel corso del primo tempo, in realtà era Dursi e non Memuscia, inquadrato dalle telecamere di Eleven Sport. Poi ancora i biancazzurri che provano ad insidiare la porta romagnola, c'è proprio Pompetti che carica il mancino, si distende Benedettini e sventa la minaccia, il primo vero tiro in porta della Pescara in questa partita, dalla distanza appunto Marco Pompetti che poi sbaglierà in occasione il gol che ha deciso il match, l'autogol di Zita. Siamo nel secondo tempo, ci prova Caturano, a Sorrentino accompagna il pallone a fondo campo, poi lo spunto di Bortolussi che fa fuori in grosso il suo gran destro incrociato con la palla che simila di un niente rispetto al palo della porta difesa da Sorrentino. Il quadrato Bortolussi, classe 96, 5 gol in questo campionato, lo scorso anno 17 in doppia cifra, il Cesena si qualificò per i playoff. C'è il palo colpito da Caturano che riesce ad inserirsi tra difensore centrale, tra, se non vado errato, tra Cancellotti e Ingrosso, scheggia il palo con il portiere del Pescara Sorrentino immobile. Siamo al 63esimo nel corso di questa partita, il tentativo di testa di Galano, manca la potenza al giocatore biancazzurro che si è andato spegnendo nel corso dei minuti, sarà poi sostituito da Clemenza, e poi la grande parata di Sorrentino sul destro che è stato scoccato da Tonin, entrato in corso d'opera. Poi il Pescara che ha una buona opportunità con De Marchi, aveva preso il posto di Ferrari e si immola letteralmente Gonnelli, maglia numero 27 del Cesena, poi blocca il pallone che si impenna il portiere della squadra romagnola, appunto Benedettini. Il gol del Cesena, apre molto intelligentemente il gioco Pierini per Tonin, palla in mezzo di Candela, entrato in corso d'opera, e la deviazione sfortunata e decisiva di Nzita che fa fuori praticamente il suo compagno di squadra, fuori causa il portiere sorrentino. Il gol del Cesena, l'autorete di Nzita, davvero sfortunato nella circostanza il classe 2000 del Pescara, però è stata bella la manovra corale del Cesena, praticamente determinanti i tre giocatori che sono entrati nel corso della ripresa, vale a dire Tonin, Pierini che ha allargato il gioco, e poi naturalmente Candela.
Poi il tentativo anche di Cancellotti, avrebbe potuto fare meglio nel finale di partita, e poi un'altra conclusione del Pescara senza esito con la deviazione di un giocatore romagnolo. Ci prova dalla bandierina, siamo al 94esimo, in pieno recupero il tentativo di Pompetti e poi il pallone che viene respinto dall'estremo difensore romagnolo. Non c'è più tempo, Cesena batte Pescara 1-0, decide l'autogol di Zita a 7 minuti dall'epilogo della contesa. 3 sconfitte per il Pescara contro le prime 3 della graduatoria.